Ecco, allora, prima di fare questa puntata abbiamo un paio di cose da dire, no? E intanto ecco, abbiamo un'ambasciata da dover fare, no? Quella di Giacomo. Ecco, vai, balla sì, che sì, poi sì. Dopo aggiorniamo no, invece semplicemente noi. Semplicemente parlavo oggi, ho fatto una telefonata oggi a Giacomo Rossi del Fronte di Azione Popolare e mi ha detto, sottolinea, ricorda a tutti insomma le azioni del coordinamento civico Marche, che adesso insomma ci sono state delle riunioni insomma nei mesi scorsi, adesso cercheremo insomma di essere maggiormente presenti sul territorio. Cioè, uno come Giacomo già lo è molto, tu lo puoi testimoniare con le tue riprese insomma, ma cercheremo di coordinare le forze civiche, le forze indipendenti che possono insomma anche creare, si spera, perlomeno io lo spero, un soggetto politico in grado di poter difendere gli interessi del territorio, interessi dentro terra in generale, ma gli interessi del territorio tutto, la provincia di Pesaro Urbino e la regione Marche. Ecco, quindi Giacomo come lo troviamo? Come lo troviamo? Su Facebook? Facebook lui c'ha, beh, c'è a parte coordinamento civico Marche, ma ha tutte, poi anche lui ha il suo movimento che aderisce a questo coordinamento con il Fronte di Azione Popolare, il FAP. Anche lì su Facebook è molto attivo Giacomo, quindi potete fare riferimento a lui, lo potete tranquillamente trovare. E anzi, c'è anche il numero di cellulare, richiamatelo e vi ricontatterà. E niente, cercheremo insomma di essere qualche cosa. Non, i tempi sono ancora abbastanza lunghi perché occorre anche strutturarci non solo sulla provincia nostra, ma comunque avere dei contatti che già ci sono comunque nel resto della regione. Però vediamo insomma cosa ci può riservare il futuro in merito, e speriamo soprattutto anche in tante altre adesioni, devo dire la verità, perché ce n'è bisogno, soprattutto da delusi da questa partitocrazia che francamente mi sta deludendo sempre giorno dopo giorno anche a livello nazionale. Sì, anche perché ultimamente le notizie, no, girano. Ieri sera c'è stata un'unione a Cagli sulla sanità, c'è stato un putiferio a quanto pare. Sì, ecco, comunque, ecco, io cari amici approfitto di questa occasione per dire questo. Montefeltro TV, RT Radio ed una serie di circostanze, di nomi che ancora dobbiamo andare a tirar fuori, stanno per aprire un portale paragonabile insomma a quello che può essere Pesaro 24, il Metauro, ecco, di questo tipo, dove si daranno informazioni. Abbiamo un giornalista, però non vi voglio dire finché almeno non abbiamo diciamo messo a punto alcune cose, non vogliamo dirvi altro. Preparatevi se volete collaborare con noi, 0722 71 3x07 info@montefeltrotv.it e ne vedrete delle belle. Bene, detto questo, io inizierei allora. Allora Tommaso, vogliamo parlare prima, preferiamo la 1 o la 2? Quindi le fusioni, guarda, o le strade? Siccome c'era, avevano messo un link anche su un discorso su una pagina Facebook riguardante le varianti della superstrada e 78, forse magari in onore insomma anche agli amici del comitato, magari iniziamo un attimino con le strade, raccontando le ultime insomma vicissitudini, ma più che altro gli ultimi sviluppi, perché di vicissitudini sarebbe quasi improprio parlarne. Insomma, c'è stata questa novità insomma della provincia di Pesaro, che ha programmato, anzi la prima novità è che a settembre sembra che riapre il famoso ponte dei Conciatori a Urbania. No, una data notizia il presidente della provincia. Sì, ho letto qualcosa su un sito di scommesse inglesi, anche perché ormai si stanno prendendo in giro per i fondelli. Sicuramente sono più contento che non ci sia bisogno di un intervento pesante, ovvero dell'abbattimento della ricostruzione, anche se l'unica cosa che mi chiedo, insomma, a me quando in consiglio comunale mi raccontarono l'amministrazione, insomma, mi dissero che appunto gli amministratori che avevano parlato nelle conferenze di sindaci, incontri in Unione Montana eccetera, mi dissero che si doveva abbattere, c'era un certo tipo di costi. Poi adesso insomma, sempre per bocca non degli amministratori del mio comune, ma ovviamente dell'amministratore provinciale, mi vengono a dire che è diverso. Io guarda, sono contento, però ecco, prima bisogna capire insomma da dove arrivava prima quella storia.
anche se speriamo bene che insomma, l'intervento sia veloce, sia arrivino a settembre, perché devo dirti la verità, sono stato martedì, come già ti raccontavo privatamente, sono stato alle 8 della mattina ad Urbania e c'è un traffico, non, insomma anche i cittadini di Urbania non si meritano tutti questi disagi, devo dirti la verità, anche perché molti... Beh, i nostri amici non lo sanno, ma poi in realtà eri incazzato nero per un esame del sangue che mi hai fatto la telecronaca, sì, anzi la chat cronaca. Sì, alle 3-4 del mattino ti ho mandato dei messaggi per raccontarti insomma che c'era... Il disagio. C'era, sì, no, un pochino, ecco, basterebbe fare... pochino appena le cose pochino leggermente meglio, appena così, ma tanto insomma c'è di peggio anche in termini di sanità, quindi non mi posso sicuramente lamentare del servizio che ho avuto. Più che altro mi lamenterei del traffico ad Urbania quando ci sono le scuole, quello sì, ma questa dai è una battuta. No, un'altra notizia, adesso passiamo insomma al discorso provinciale, è che ci saranno dei trasferimenti in termini di gestione delle strade dalla provincia a ANAS e regione. Da quello che si può capire ci sono una serie di strade che adesso se riesco a ritrovarti anche la lista, se tu magari la metti anche in sovrimpressione, sono le strade provinciali. Allora, si parla di Flaminia, la 3, la provinciale 3 Flaminia, la provinciale 3 Visfoglienze, la 4 Metaurense, la 257 Pecchiese, la 423 Urbinate, la 424 Valcesano, la 452 la Contessa, la famosissima Contessa, la strada comunale tra Sant'Angelo in Vado e Lunano. Di questi si dice dovrebbero passare, perlomeno alcune di queste sicuramente dovrebbero passare all'ANAS. Qui ho un documento, Flaminia dintorni, in cui si dice che la Flaminia tornerà all'ANAS, a detta del consigliere regionale Traversini, e bisognerebbe un attimino capire poi quali saranno quelle che sicuramente passeranno ad ANAS rispetto a quelle che magari passeranno in regione, anche se questa qui si apre una novità, insomma la strada regionale gestita da... Beh, quella lì, ti dico la verità, quella della regione mi spaventa un po', ti spiego, visto le evoluzioni. Mi fai finire un attimo, ti racconto, io credo molto probabilmente non solo la Flaminia e la Contessa, ma passeranno anche quasi sicuramente il tratto tra Lunano e Sant'Angelo, perché collegherebbero comunque una strada ANAS a un'altra strada ANAS, e comunque sarebbe un qualche cosa di una sorta di braccio che si estende verso la Val del Foglia di ciò che sarà la famosa strada E78. E credo anche, quasi certamente, passerà tra Urbania e la parte tra Urbania e Fermignano, che adesso è la provinciale Metaurense, siccome sarà il nuovo tratto della strada E78, con ogni probabilità passerà anche velocissimamente in tempi molto celeri, passerà di gestione ad ANAS. Io, sempre l'amico Giacomo Rossi, lui spera, insomma sta cercando anche con articoli di giornale di includere tra queste strade anche la Pecchiese, che è appunto il tratto di strada che penso venga dalla zona delle Pole e salga su verso fino al confine con l'Umbria, di cui tra l'altro in realtà dall'altra parte l'Umbria già viene gestita la strada da ANAS. E qui bisogna vedere insomma se poi verrà inclusa la Foglienza eccetera, perché dopo subentra anche un problema che io ho anche fatto presente in sede di consiglio comunale. Cioè, se i soldi se ANAS per gestire le attuali strade ha un tot di soldi e tu aggiungi qualche decino, qualche centinaio di chilometri e ANAS mantiene sempre lo stesso tot di soldi da investire nelle strade per la manutenzione, per il potenziamento, di sicuro il servizio è comunque minore, perlomeno le strade che già di ANAS rischierebbero di subire un torto tra virgolette. Io quindi voglio sperare una cosa, che se queste strade passano ad ANAS, per carità, a me va benissimo, perché comunque hanno dimostrato di saperci fare, ma che ANAS poi aumenti i contributi in termini di manutenzione della strada, perché non... su questo poi dopo ti dicevo sul discorso del passaggio alle strade, alle regioni, che appunto è una novità. Adesso immaginati, comunque, fermo restando che la provincia continuerà a gestire delle strade, c'è il rischio che nei comuni ci si trovi con quattro gestori diversi
per la strada. Quindi te nel tuo comune troverai la strada comunale, che comunque dovrà essere mantenuta giustamente con decoro, la strada provinciali che non sono passate all'ANAS, queste strade regionali che non si sa nemmeno, adesso io devo dirti la verità, non so, anche non esistono cantonieri regionali, non esistono squadre di lavoro regionali, quindi io di questo onestamente vorrei conoscere di più proprio in termini di curiosità. E poi dopo ci sarà la strada dell'ANAS, quindi quattro enti diversi, anche per dire, per fare una rotonda tra due, ti pare che è veramente incredibile, difficile. Speriamo che non diventa tutta una burocrazia dopo, no? Ecco, la mia paura è questo, insomma, perché poi magari anche fare le segnalazioni, vabbè, le segnalazioni alla fine io lo so quali sono le strade, riesco a capirle, leggo i cartelli, mi informo, quindi bene o male, ma qualcuno, se deve, qualche persona più anziana dovesse fare una segnalazione da qualche parte, la segnala alla provincia, la provincia sa che non è più la sua o non è mai stata la sua, la passa ad ANAS, ANAS dice che è della regione. Insomma, io fossi, insomma, se fossi un, avessi un ruolo amministrativo maggiore del mio, non lascerei quattro livelli diversi di gestione delle strade. Ecco, io ne unirei, o farei passare tutta la gestione provinciale alla regione, ma non credo che sia fattibile, oppure fare in modo che la regione desse dei soldi alle province per gestire ciò che attualmente non riesce a gestire. Mi pare che comunque ci siano 600.000 euro all'anno, dice la provincia, per gestire le attuali strade, che verranno appunto, a cui verranno scorporate queste strade di, insomma, di grande scorrimento, diciamo, tra virgolette, la Flaminia, la Contessa, la nuova E78, perché poi dopo si aggiungono anche altre varianti. Adesso sulla E78 eravamo rimasti un attimino indietro, e si aggiunge, praticamente sono state un pochino di novità in base a questi interventi. Ora si parla, non si parla più del tratto a quattro corsie, non so se come eravamo rimasti ancora a un'idea molto strana. Facciamo un attimo il punto di vista, ecco, iniziamo, cioè riprendiamo un attimo quel famoso discorso, no, della E78, della guinza, eccetera, ecco. Allora, le ultime evoluzioni quali sono? Sì, iniziamo da lì, ecco, magari stiamo parlando di dicembre, esatto. Dicembre-gennaio, ci sono stati una serie di incontri, anche tra cui l'ultimo tra l'altro a Lunano, che ho qua il manifesto, l'articolo di giornale, che è sempre praticamente sulla falsa riga degli altri due appuntamenti che ci furono il 27 dicembre a Fano e l'8 gennaio mi pare a Sant'Angelo in Vado. Allora, il discorso è questo: non esiste più la quattro corsie come l'avevamo conosciuta, bensì ci sono una serie di bypass e varianti che praticamente con una strada ad una corsia per senso di marcia, come le nostre le strade statali tipiche, insomma, che ci sono da noi, dovrebbero arrivare arrivare alla galleria della Guinza. Come più o meno come si cercherebbe, di quale sarebbe il tragitto tra virgolette? Allora, da Cannavaccio ci sarebbe una strada, si stringerebbe. Su questa cartina ci aiuta? C'è qualcosa qui? Prova un attimo. No. È una cartina. Sì, in realtà è quello che ti dice il futuro progetto tra Cannavaccio e Mercatello, che in una buona parte ricalca l'esistente e in altri. Scusa, il colore è quello giusto, c'è qui? È quello azzurro, azzurro chiaro. Ok. C'è scritto proprio anche progetti tra progetti futuri. Ok, sì. Allora, sì, praticamente sì. Ti dico, da Cannavaccio si bypasserebbe il paese con una strada che, bucando il monte, sbucherebbe direttamente a Bivio Borzaga. Bivio Borzaga è il famoso bivio dove si scende o per Fano, si va per Urbino, che sei lì nella zona di Calpino, vicino a Calpino lì. Okay. Da lì dalla rotonda si percorrerebbe la provinciale Metaurense, tutto intorno a Fermignano. Quindi c'è la circonvelazione, chiamiamola così, no, quella lì tutta. Rimane quella che c'è ora. Ah, okay. Fermignano rimane quella che c'è ora, a meno che non ci siano altri interventi di, insomma, altre evoluzioni. Scusa, sbucherebbe dalle parti di quella delle pentole? Di quell'azienda lì? Non è che sbuca, praticamente arriva direttamente, ci sarebbe presente la rotonda del Bivio Borzaga, che sono tre uscite, sì, ci sarebbe sì, una quarta sì, uscita sì. Che ti viene dritta da quando tu entri. Eravate in tantissimi, speriamo, no, che non vi abbiamo perso, e quindi riprendiamo adesso da dove eravamo rimasti, dalla famosa rotonda. La famosa rotonda, scusate, di Bivio Borzaga, dove praticamente, ecco, il primo tratto che verrà, insomma, l'idea che verrà progettato,
che il primo tratto, insomma, di cui stiamo parlando, venendo su dalla zona dalla superstrada dalle 78, parte proprio da Cannavaccio e arriva a Fermignano. Da Cannavaccio bypassa il centro abitato, è una strada a una corsia per senso di marcia, attraversa, poi buca la montagna e sbuca direttamente alla rotonda di Vivo Borzaga. Ti dicevo che questa non era prevista, questa strada, inizialmente, quest'ultimo tratto lì, che invece si sarebbe utilizzata la strada attuale, quella che appunto passa per la zona di San Marino di Urbino, se non mi sbaglio, e in realtà questa è stata aggiunta con una previsione di spesa di 65 milioni di euro, se non mi sbaglio. Sempre si continuerebbe questo tratto di strada, praticamente si utilizzerebbe la Meta Orense, la provinciale Meta Orense, da lì a Urbania, quindi si attraverserebbe tutto il centro. Ecco, ma lì, cioè, da Fermignano, arrivando a Urbania, cioè lì fanno qualcosa o la lasciano così? Lì se riescono ad allargare la strada, ma non credo nemmeno, che praticamente verrebbe solo passata. Scusa, non c'è quella zona sulla destra, ex ferrovia, un pezzettino lì si può prendere? Quasi, sarà sempre una corsia per senso di marcia. Se vogliono allargare, allargheranno giusto un metro, perché magari ti fanno una corsia d'emergenza. Non credo nemmeno, non so se si dovrebbe adeguare alla strada di tipo C, una strada extraurbana di tipo C, dove la larghezza della carreggiata è di 10,5 metri. Però lì, insomma, non ti aspettati a livello di qualità dell'asfalto, della strada, aspettati qualcosa di sicuramente meglio, perché si spera anche, ma non sperare in termini di più corsie, cioè si passa sempre nei centri abitati, si passa dentro Fermignano, si passa dentro Calagostina, si passa dentro San Silvestro al momento. Cioè non ho capito, insomma, io leggendo qui non... anche da e siamo qui, sempre presso il giallo. Guarda, io ti posso dire solo questo, insomma, scendendo a valle, secondo Biancani, il consigliere regionale del Partito Democratico, la strada Fermignano verrà messa in sicurezza, mentre nel percorso da Santo Stefano di Gaifa a Cannavaccio si costruirà una nuova via fino all'inserzione del tratto esistente. Allora, della nuova via ti ho già detto, il resto si metterà in sicurezza. Io però, dopo, dalla definizione mettere in sicurezza, non ti so dire proprio cosa in termini quindi insomma, piccoli ritocchi. Ti posso continuare a raccontare che ad Urbania ci sarà una variante, praticamente ci sarà una sorta di bypass che passa a sud del centro abitato, che proprio tu in pratica non vedresti quasi l'abitato di Urbania, perché sarebbe una rotonda all'altezza del primo distributore che si vede, insomma, venendo su appena dopo la rotonda che porta ad Acqualagna, un'altra rotonda, si andrebbe verso sinistra, ovviamente bypasserebbe tutto il paese di Urbania, in galleria sia in galleria sia in viadotto sia, insomma, questo perché il sindaco di Urbania aveva messo un veto. Ma io su questo non so, sicuramente avrà sottolineato il fatto che già il traffico è, a parte adesso il discorso dei ponti conciatori, ma già il traffico è molto anche quando c'è la circonvallazione classica che tutti noi conosciamo di Urbania. Scusa se ti interrompo, io non ho capito una cosa, cioè, ma questo perché vuole essere una cosa provvisoria o è definitiva? Io ho modo di pensare. Allora, c'era stato un qualche politico che diceva che praticamente di fare questo tratto di strada, ma poi, cioè, tutta questa serie di piccole varianti, ma poi di lasciare sul piano regolatore il vecchio progetto, cioè il vecchio progetto, soprattutto nei vari piani regolatori, il vincolo, scusami, che poi tra l'altro queste cose insomma dovrei saperle anche per questioni mie personali, il vincolo del progetto, in modo che in un futuro ipotetico, come se non bastassero gli ultimi 50 anni, si potesse poi finire la strada facendola a quattro corsie, magari passando da un'altra parte in questo caso, perché noi abbiamo detto che, cioè, perlomeno io personalmente non penso che sia una grande idea da questo punto di vista. Penso che insomma bisognerebbe eventualmente poi rafforzare ciò che è stato fatto nelle varianti, perché a quel punto, cioè, quando ho fatto una variante, eventualmente pensare volendo di poterla allargare, ma in realtà c'è un problema di fondo. Tu hai voluto fare delle varianti solo in virtù di aprire la galleria della Guinza, di quello che stiamo parlando, e facendo questo tipo di variante, secondo me, metti una croce sopra a tutto il discorso delle quattro corsie, ma proprio per una questione di passaggi, perché
io ancora non ho finito, ma ti stavo dicendo che a Urbania si passa nella variante, a Sant'Angelo ancora, tuttora, a base a quello che ha detto Biancani, si passa nel centro abitato, si passa nella cosiddetta circonvallazione di Sant'Angelo con tre rotonde. Adesso mi hanno anche detto, mi hanno fatto sapere che c'è un'idea anche di fare una sorta di bypass anche per Sant'Angelo, ma qui nei lavori, nel progetto di ANAS non era previsto, nei soldi non era previsto, si parla di altri 250-220 milioni di euro da mettere, e chi li mette? In questo momento non li mette nessuno, quindi anche quello è un discorso. È ovvio, se si parla di bypassare tutte le strade, già tutti i centri abitati, allora lì dopo puoi fare un discorso di allargamento qualora non bastasse il traffico, insomma il traffico fosse più di quello previsto, anche se qui nessuno ci ha mai fatto vedere un minimo di studio di fattibilità e lo studio dei flussi di traffico, e questa è una cosa che secondo me sono anni che io vado da solo a chiederlo, poi dopo anche assieme al comitato del No Varianti andiamo a chiedere di farci vedere uno studio dei flussi di traffico, non ce l'ha mai fatto vedere nessuno, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ecco, tra l'altro non si sa nemmeno. Andiamo avanti, che succede dopo? Dopo Sant'Angelo ci dovrebbe arrivando essere la famosa, adesso io qui sono chiamato in causa, la famosa variante di scusa, cerco un documento, ma adesso tanto continuo comunque a parlare, è il bello della diretta, la famosa variante di Mercatello sul Metauro. Allora, il discorso è semplice, non è che noi non si voglia la strada, non si voglia comunque aprire la guinza, perché già la guinza è stata un bel impatto ambientale, e quindi giustamente deve avere anche un senso questo sfregio, perché è uno sfregio, andate in quella vallata e insomma ne avrete molte da vedere. Però c'era un problema sia con la famosa variante di Strabag che era proposta dal progetto di Spacca, che poi dopo non se n'è fatto niente, che poi dopo la famosa società Centralia è stata smantellata alcuni mesi fa, e così come tutte le proposte di Spacca e le idee insomma un po' così, un pochino fuori dal mondo, scusatemi in te, non me ne vorrà Spacca, ma penso che a Fabriano abbia cose migliori da fare. E la proposta fatta dall'ANAS praticamente ricalcava quella variante lì, ed è una variante che il comune di Mercatello sul Metauro, con questo documento, lo faccio vedere a telecamera, ha votato all'unanimità dicendo che quel tipo di proposta non va bene. Non che non vada bene l'idea di un bypass alla strada, come siamo stati i primi, gli unici che hanno avuto dei lavori della superstrada che non hanno mai usufruito, quindi se qualcuno ti viene a dire che noi non la vogliamo, io potrebbe anche andare a fangiro dentro la galleria, perché comunque, però c'è un problema, abbiamo dato, chiediamo rispetto. Cos'è questo rispetto? Passate un pochino più lontani, per favore, passate fuori dalla zona di San Martino, del quartiere di San Martino, invece che farci una galleria da 650 metri, ce la rifate un pochino più lunga in modo da uscire dove vi abbiamo anche indicato, perché il comune, tutti insieme abbiamo fatto, insomma, eravamo unanimi su questa questione, eravamo consci che comunque, ovviamente magari la vecchia variante, come quella di che si proponeva, progettata la provincia, non si può fare, però sicuramente si può fare altro che possa tranquillamente salvaguardare il comune di Mercatello sul Metauro, il centro abitato del comune di Mercatello sul Metauro, non il centro storico come ha scritto un certo consigliere, insomma, non grazie al cavolo, scusa, salvaguardi il centro storico, che volevi far passare la strada dentro la piazza, c'è anche questo, anche certe cose, e io... Scusami, ti fermo un secondo. Sì, no, scusa, io invece cercavo un altro documento che ho perso, quindi tu continua a pure. Ecco, adesso sparisco un attimo e lo trovo. Ecco, ti dicevo, il discorso intanto, è questo, quindi insomma, che tu cerchi, no? Si parla, ti dicevo, non è che non si voglia, mettetelo nella testa, insomma, non è che il comune di Mercatello sul Metauro non voglia la strada, tanto io parlo in termini di opposizione, ma credo che comunque sicuramente il sindaco di Mercatello sia d'accordo con me su questo, perché abbiamo votato all'unanimità questa cosa. Però qui, guarda, questo documento lo spiega bene, cioè prima ci avevano promesso una galleria di 2440 metri, è ovvio che uno diceva di sì perché ci sentivi tutelato, poi dopo è arrivata la proposta di Spacca,
l'auto 150 metri, che già era praticamente tagliava e passava dentro il paese quasi, no, veramente accanto alle case. Poi dopo è arrivata quella dell'ANAS, questa di questa nuova proposta innovativa, 650 metri. Ci hanno tolto anche, scusami, ci hanno tolto altri 200 metri di galleria. E quindi praticamente, anzi no, si sono scusati perché, io mi ricordo, a Fano, si sono scusati anche perché non potevano passare più vicino al paese. E ho detto, cioè, allora a sto punto passava direttamente, farla passare direttamente dentro il centro storico, cioè, nel senso, mi pazienza, io ti giuro, ma quando leggo che verrà tutelato il centro storico mi sembra il minimo indispensabile. Tra l'altro il paese di Mercatello ha anche la bandiera arancione, che è un riconoscimento, tu sai che insomma è importante, costa fatica anche mantenerlo, ha delle spese anche, soprattutto anche fammi fare l'avvocato del diavolo, no? Fammi fare il Ceriscioli. Vai. Ma insomma, passano dentro Sant'Angelo, no? In qualche maniera, guarda, questa si va in mezzo diretto con voi in questo paesino comunale. Io ho detto, non è che insomma, siccome c'è un sindaco che vuol fare il sacrificio, che poi forse appunto, come ti ho detto, questo sacrificio potrebbe anche non esserci, perché si parla sempre più spesso di questa variante anche per il comune di Sant'Angelo, per l'abitato di Sant'Angelo, ma siccome c'è un comune che vuol fare il sacrificio per far passare la strada, non è che noi dobbiamo fare tutti il sacrificio. Noi abbiamo già dato, abbiamo la vallata della Guinza parla per noi. Ma quindi scusami, le gallerie quando le fanno? Non ho capito, le fanno una corsia? Cioè, una corsia, che va, una che viene? Come quella di Lunano. Sempre. Cioè, ma col criterio un po', cioè con lo stesso errore della Guinza, o scusa la mia ignoranza in materia, o con il criterio che se un domani te la pensi e vuoi fare altre due corsie, faresti accanto, quello alla fine il discorso era già prevista una doppia a suo tempo era già prevista la doppia galleria, il doppio fornice, quindi da quel punto di vista non sarebbe un grosso problema. Cioè, io ti dico, c'è quindi un progetto che non si farà mai, ma che comunque, cioè, un domani quello che si fa adesso potrebbe essere utile. Se tu mi chiedi per... se questo è adattabile, io ti so dire, io francamente non te lo saprei dire, Gaetano, perché il vecchio progetto, se tu utilizzavi praticamente, dimezzavi il vecchio progetto togliendo una corsia, quindi togliendo un fornice che costava di più, però aveva insomma un suo perché, quello lì era sicuramente raddoppiabile, te lo raccontavo nell'ultima intervista. Adesso francamente, con questo tipo di varianti che praticamente sono dei bypassini intorno ai paesi, francamente quando tu vai a incrociare con una rotonda, poi è difficile metterci la doppia corsia, anche dopo, perché qui parlano tutti, ma io non sono un tecnico. Allora cominciamo a essere un pochino tecnici ogni tanto, bisogna cominciare anche di questa cosa. Poi dopo io ti consiglio di fare un'intervista all'ingegner Paccapelo, che praticamente coordina le azioni del nostro comune e dell'Unione Montana, anche tramite, insomma, interfacciandosi con la Regione Marche, e poi dopo e parla con l'ANAS. Ecco, diciamo che è una cosa importante farti sapere che appunto adesso l'Unione Montana ha preso giustamente l'unica persona che questo progetto, il progetto originario, lo conosceva a menadito, che è l'ingegner Paccapelo. Ecco, vogliamo ancora guardare un attimo la cartina? Sì, sì, sì. Allora, quindi il progetto originale qual era? C'è qui? Il progetto originale non c'era, ma semplicemente perché una cartina è enorme. Ma tu immaginati che veniva su da Fano e percorreva insomma lo stesso tratto che è quello azzurro. Cioè il tratto è lo stesso, cambiano la tipologia, il modo in cui passare nelle strade. In alcune parti si usano i tratti vecchi, in altre parti si usano insomma tratti nuovi, che però sono delle varianti, come ci sono in tutto il resto d'Italia, dei bypass per non far passare tutto il traffico nei centri storici, nei centri abitati, nelle zone dove ci sono case, scuole, eccetera. Ecco, cambia totalmente l'idea della strada. Quindi insomma, sì, una gran pezza alla fine. No, io guarda, non ti so nemmeno più, guarda, non è che... Non so nemmeno se dirti di essere a favore o contro questa cosa, nel senso che sicuramente se questo riesce ad attivare meglio, cioè ad aprire subito la strada, Deo gracias, nel senso arrivi insomma questa
arrivi insomma a quest'idea, però ci deve essere comunque la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia dei centri abitati. Io come insomma da rappresentante del comune di Mercatello ci tengo particolarmente. Poi dopo vediamo anche, c'è anche un altro discorso, che comunque la seconda galleria della Guinza la faranno, la vogliono fare comunque, nonostante... ma non era meglio che con quei soldi andavano a fare qualcosa, cioè... Questo è un discorso, insomma, è un'analisi che abbiamo fatto anche noi, che abbiamo richiesto, e anche perché appunto a quel punto veramente due cose, no, ma per la sicurezza, perché sono 6 km, l'Unione Europea, i regolamenti, però ecco, andateci a pensare, perché vorrebbero fare prima quello e poi tutto il resto. Cioè, quindi praticamente adesso, visto che avere una galleria inutilizzata, ne avremmo due. Perché? Perché ancora non si è progettato da Mercatello in giù, cioè dalla galleria a Mercatello, perché il progetto non c'è, non esiste nulla. Dalla parte umbra non sanno nemmeno dove deve passare, cioè non sono nemmeno mai stati informati. Cioè, veramente vogliamo andare a riscavare un'altra galleria? Che poi ti racconto, ci sono 300.000 metri cubi di materiali di risulta, eh? 300.000 metri cubi di materiali di risulta, che dove li andiamo a mettere? Poi dopo ci furono anche dei simpatici sversamenti di gasolio nelle falde acquifere, che ancora qualcuno avevano anche patteggiato quelli della ditta, e noi ci ricordiamo, per una settimana usciva il gasolio dal rubinetto, quindi i mercatellesi se lo ricordano. Quindi anche prima di andare a fare questo tipo di cose altamente impattanti, ci pensino insomma due volte, tre volte, quante volte insomma vorranno loro. Da questo punto di vista noi siamo stati, abbiamo fatto anche questo documento, che è un po' pesante, però è un po' anche necessario per ribadire che certe scelte o si condividono col territorio o poi dopo se ne pagano le conseguenze. Vedi anche la famosa cosa degli ospedali a Cagli, ecco, è tutta la stessa, ecco, sì, Cagli, la stessa solta. Allora ascolta, dunque, prima di chiudere questa faccenda qui, mm-hmm. Sempre stando dietro a loro, che tempi, cioè cosa manca, chi deve rispondere a che cosa? Manca il progetto anzitutto, cioè mi viene da dire, l'idea di base c'è, ma ancora non c'è concertazione con i comuni, non sono mai stati ricevuti, non sono mai stati, anche mi diceva il sindaco di Mercatello che non ha mai avuto la possibilità di chiedere cosa chiedere ad ANAS, cioè non aveva mai avuto questa possibilità. Pertanto, anche da questo punto di vista, bisognerebbe insomma discuterne da quel punto di vista. Ma io vorrei anche che si parlasse appunto del progetto, perché dopo ci sono degli iter, adesso ci sarà il nuovo codice degli appalti, e con il nuovo codice degli appalti nuovi modi di costruire, nuovi modi di progettare, nuovi modi di presentare i progetti. Più veloci, meno veloci, conferenze di servizi. Io non voglio arrivare a conferenze di servizi che con l'ANAS che mi dice no, la strada è questa e te la prendi. No, assolutamente. Ecco, non arriviamo a questo tipo di cose, anche perché tra l'altro, guarda, ti leggo le ultime due righe del documento del comune, che chiede che sia richiesta la condivisione di ogni scelta progettuale, così da evitare l'incresciosa situazione di essere chiamati in conferenza dei servizi ad approvare un progetto di cui non si sia potuto preventivamente valutare il concreto impatto sul nostro territorio alla luce delle sue caratteristiche naturali e delle azioni intraprese per la sua valorizzazione. Cioè, è molto semplice, non ci fate trovare in conferenza di servizi con quelli che ci avete imposto le cose, perché già qualcuno lo andava a dire. Parleremo con gli enti locali nelle dovute sedi, insomma, tutti in regione ad Ancona, a parlare con tutti quelli che votano a favore di varianti distruttive, e noi invece lì a prenderla insomma in posti poco consoni. Ok, allora, e questo diciamo era il discorso per quanto riguarda... Sì. L'altro discorso è, diciamo, un'occhiata generale a questa cartina. Sì. Ecco, cosa vedi di particolare? Cioè, quali saranno le novità, quindi, secondo te, diciamo, io spero che la novità sia la normalità, nel senso che si possa ritornare perlomeno alle strade che già erano di gestione ANAS, ad una gestione migliore, tanto anche perché purtroppo il depauperamento delle province ha portato a queste conseguenze, ha portato
al fatto che purtroppo fossero, insomma, non ci fossero più i mezzi e i soldi necessari per poter mantenere e eventualmente potenziare le strade. Io spero che anzitutto si faccia, magari non tutte queste strade, ma almeno alcune, la Flaminia, la Contessa, insomma, perché sono in stato disastroso. Mi raccontava mio padre, c'è passato l'altro giorno, due giorni fa, insomma, ai 30 all'ora ci sono dei cartelli, ma anche la strada, tu quando da Cagli, da Qualagna prendi la superstrada prima del Furlo e scendi giù a Fano, ci sono i 50 il cartello. Cioè, tornare alla normalità, tornare ai 90 km orari nelle strade di tipo C, e tornare ai 110 nelle strade di tipo B, che sono tutti tecnicismi, ma qualcuno ormai comincia a conoscerli. Cioè, c'è bisogno proprio di, non c'è bisogno di cose straordinarie, c'è bisogno di manutenzione ordinaria fatta bene, e soprattutto, magari cerco, mi smentisco in diretta, ma magari anche una manutenzione straordinaria, capace, in grado di dare, soprattutto anche in tratti come tra Lugnano e Sant'Angelo, insomma, è assolutamente necessaria, non si può transitare. Ma infatti, ecco, bisognerebbe iniziare, secondo me, da queste cose periferiche, chiamiamole così, no? Assolutamente. Cioè, la Guinza, cominciamo a aprire la prima, cioè si fa... Ma no, si comincia ad arrivare, noi abbiamo sempre proposto, anche come, sia come gruppo consigliare mio, ma anche come vallata, come movimenti di vallata, cioè iniziare da ciò che è cantierabile, ma soprattutto che è poi utilizzabile. La galleria, se la scavi un'altra, non è che la apri, e quello dobbiamo far capire. Invece, passare da Bivio Borzaga a Cannavaccio si apre subito. Non arriveremo in Umbria, non arriveremo in Umbria prima, ma perlomeno arriveremo a Fano prima, visto e poi come è messa il discorso della sanità, quasi quasi conviene, ecco, nel senso, anche da questo punto di vista. E poi dopo meglio una variante intorno Urbagna, che ne abbiamo bisogno. Insomma, partiamo dalle cose in cui già c'è già la condivisione, e c'è la possibilità di fare queste opere. Non c'è ancora la progettazione, lo so, ma io tanto non è che le proposte le ho fatte io, dall'ANAS. L'ANAS ha fatto queste proposte, l'ANAS ne dovrà rispondere. A me, se non concesso, poi, che in realtà c'è una novità che ti faccio vedere in modulo cartaceo, che stavo cercando prima. Al Ministero delle Infrastrutture non si sa di cosa stanno parlando, Cioè, no, perché adesso la faccio vedere nella telecamera laggiù, ce l'ho qui. Praticamente il 1 marzo scorso mi arriva riferimento a quanto rappresentato la signoria vostra al Ministero delle Infrastrutture, con nota del 19 gennaio indirizzata all'ANAS, perché era indirizzata all'ANAS e in copia conoscenza al Ministero delle Infrastrutture. Si precisa che il carteggio in questione, ovvero tutte le slide presentate nelle varie cose, tutta la documentazione, la documentazione proposta da ANAS, il carteggio in questione non risulta in possesso dello scrivente ministero. Poi dopo il fatto che mi hanno speso anche 2 euro per rispondermi in via cartacea, quando potevano rispondermi con la posta certificata, questo sarà quando faremo un incontro sulla trasparenza amministrativa e sul risparmio, insomma, delle pubbliche amministrazioni, ne parleremo, ecco, di questo. Però ecco, al ministero non sanno nulla, non sanno di cosa si sta parlando, e non è molto bello, perché adesso al ministero ci passano, anche se adesso è tornato tutto nelle mani di ANAS. Ok, bene. Allora, io direi, se sei d'accordo, passerei alla seconda parte, no? Sì. Quella dove si parla delle fusioni. Ecco, adesso per praticità, se hai qualcosa da... vogliamo fare una conclusione? Ma no, sulle strade, insomma, se c'era qualcuno che voleva farti delle domande te le faceva, ma non... Poi tanto dopo ci sarà anche modo di rimandare, insomma, di aggiornare queste cose, speriamo in positivo, speriamo in questo passaggio veloce dalle province ad ANAS, io dico, perché secondo me ANAS vuol dire sicurezza in questo caso. Io la regione non so come gestirebbe queste strade, lo dico sinceramente, quindi spero, insomma, che vada subito il prima possibile ad ANAS, e poi dopo vediamo anche l'evoluzione della E78. Ma io spero veramente, cominciamo a parlare, anche si dovrebbe parlare anche della famosa Pedemontana Lugnano San Marino, questa però purtroppo non credo che ci sia, c'è il progetto, c'è la volontà, ma finché non ci sono i soldi, compiuto anche il discorso, non solo l'opera, certo, insomma. Infatti, no? Ma almeno quello non l'hanno iniziato, non ci sono gallerie super per le valli, insomma, che non sono finite, ecco, da questo punto di vista.
Va bene, allora io direi di fare una cosa. Adesso mandiamo un brano musicale e quindi facciamo uno stacchettino e poi passiamo alla seconda parte, quella riguardante le fusioni.